Pallone, no, è un'altra cosa. Fischia il direttore di gara, inizia la quinta giornata di Serie d'Elite, Union FB, Lokomotiv. Pallone ancora giocabile per la Batessa, che calcia traversa! E poi il pallone allontanato, prima vera occasione. Per fischiare, Breschini va con il sinistro per il vantaggio Union, 1-0. Accetta e anticipa Romano, avanza ancora Breschini che punta l'avversario. Prova a calciare, sfiora la doppietta. Prova addirittura a calciare. Sibila alla destra del palo, il pallone del numero 30. Va con il sinistro, traiettoria sul secondo palo, palo di Mele. Fragni dentro la sfera, il tiro che non arriva, Mancini calcia, pareggio della Lokomotiv. Chiuso il numero 25. Quando arriva il duplice fischio del direttore di gara, 1-1 al termine dei primi 40 minuti. Attenzione perché attacca poi De Gasperis, il tiro, 1-2. Recupera il pallone la Lokomotiv, dentro De Gasperis, di punta, ha messo fuori Antolini, punta Capodalli, rientra il controcross, colpo di testa, 3-1 Lokomotiv. Calcio di punizione sulla traversa, la palla passa ancora Berardino al limite dell'area piccola, dietro la sfera, arriva il tiro a botta sicura per il 4-1. Partita e arriva il triplice fischio del direttore di gara, vince 4-1 la Lokomotiv sul campo dell'Union.